Buonasera a tutti. Da Sanni, oggi come vedete ho la maschera perché mi è stato fatto diverse bruttissime critiche. Quindi oggi per punizione mi vedrete con gli occhi coperti da questa maschera da gatto. Allora, oggi parliamo di cinesica. Allora, il termine cinesica intanto è stato ideato dall'antropologo americano negli anni 50 che si chiamava Ray Bird Whistle. E cosa vuol dire la cinesica? È la scienza che studia il linguaggio del nostro corpo. E già anche Darwin aveva detto una cosa, che il linguaggio del nostro corpo serve per studiarlo, e quindi la cinesica, per vedere se una persona è falsa in mente oppure sincera. Perché il linguaggio, cioè i movimenti del nostro corpo, non possiamo controllarli tutti, per cui è difficilissimo mentire sul linguaggio del nostro corpo. Invece nelle parole possono essere falsi, ma il linguaggio del corpo quasi sempre no. Per cui se le parole non coincidano con il linguaggio del nostro corpo, vuol dire che noi stiamo mentendo, oppure che a voi stanno mentendo. Pensate un po' che poi la cinesica è una scienza che è stata studiata più che altro negli ultimi tempi, vale a dire dal 1950-60 in poi. Quindi ci stanno ancora studiando molto sopra. E pensate un po', in una conversazione, come può essere anche quella che io faccio adesso, solamente il 7% è fatto dal linguaggio verbale, vale a dire le parole bla bla bla, qua qua qua. Mentre invece il 38% è formato dal tono della voce, dal timbro e dal ritmo, cioè tono alto, tono basso, che quasi sempre io per esempio lo alto il tono quando mi arrabbio, urlo e c'ho il tono alto, no? E poi il restante 55% è fatto naturalmente dal linguaggio non verbale, che sarebbe il linguaggio, che sarebbe i movimenti, i gesti delle mani, la postura e i movimenti facciali. Quindi tre cose importanti: il linguaggio verbale, il linguaggio vocale e quello fatto dai gesti. Allora, il linguaggio del corpo può essere universale quando, per esempio, noi esprimiamo dei sentimenti o degli stati d'animo. Allora è chiaro che per tutti i popoli di tutte le civiltà è uguale, cioè non so, uno stato di spavento, oppure di allegria, oppure, non so, di annoiamento. Che palle. Questo linguaggio, senza le parole però, così è universale per tutti. Poi ci sono anche, scusate, se no avete da ridire. Bene, vedi i miei gesti importanti, che vogliono dire più di 1000 parole, appunto. Allora, ritorniamo a noi. Un altro, tipo di linguaggio non verbale universale. No, anzi, questo non è universale. Sono per esempio gli emblemi. Quelli, va bene, sono non verbali, però non sono universali. Per esempio, un emblema possono essere il gesto delle corna,
possano dire, possano significare diverse cose. Per esempio, la corna può essere io sono cornuta perché sono infedele, oppure può essere vi faccio le corna per scongiurare qualcosa di brutto, come gesto scaramantico, quindi può significare diverse cose. Allora, abbiamo visto che questa cinesica, che viene dal greco kinesis, che vuol dire movimento, e studia, si è detto, il linguaggio di tutto il nostro corpo. Quindi andiamo un po' a studiare tutte le parti del nostro corpo, come si comportano, per esempio, mentre io, per esempio, parlo con voi. Allora, analizziamo intanto gli occhi. Allora, per esempio, degli occhi è chiaro se uno si mette la maschera, già vuol dire che si vuole nascondere un po' quello che io sto facendo oggi a voi. Non mi voglio far vedere del tutto, infatti. Infatti, gli occhi si dice che sono lo specchio dell'anima e vogliano dire tante cose, il famoso linguaggio degli occhi, gli occhi che parlano. A volte uno sta zitto, ma a seconda di uno come ti guarda e si vede cosa ti vuole dire. Ad esempio, le pupille. Quando siamo, per esempio, eccitati, vabbè, anche nel sesso, scusate questa parola, le pupille si dilatano, mentre invece, al contrario, quando siamo arrabbiati, le pupille si restringono. E poi lo sguardo. Allora, anche lo sguardo, si è detto, siccome gli occhi sono lo specchio dell'anima, anche lo sguardo è importante. Per esempio, si dice che se in genere si dice se una persona non vuole guardarti negli occhi, ma mentre ti parla sta, mettiamo, guardando il suo braccio, oppure, non lo so, sta contando le pecore da un'altra parte. Allora vuol dire in genere che ti mente, ti vuole nascondere qualcosa. Studiandoci sopra negli ultimi anni, hanno visto però che tanti furbetti non lo fanno più questo gesto di non guardarti, ma tanti fanno finta di essere sinceri e siccome sanno che bisogna guardarti, per esempio, negli occhi per essere sinceri, tanti furbetti cosa fanno? Ti guardano negli occhi. Però bisogna e fanno finta appunto di essere sinceri. Con, per esempio, dice: "Dimmi, guardami negli occhi e dimmi che mi ami". Ecco. Per fare un esempio, eh? Ecco, la persona, mettiamo, fa finta di amarti e ti dice ti amo amore mio e ti guarda negli occhi. Però attenzione, perché questi furbetti che ti guardano negli occhi però sbagliano in una cosa, che se questo furbetto ti guarda un po' troppo intensamente negli occhi, un pochino troppo, insiste, allora vuol dire che ti mente lo stesso. Perché vuol dire che esagera, quando dei gesti sono esagerati, le persone in genere non sono sincere, ma sono costruite, si dice, e quindi anche nello sguardo. Quindi attenzione come vi guardano, se vi ama o no. Allora, poi c'è il sorriso. Il sorriso è bellissimo, no? Lo puoi donare gratis a tutti e dicano che sorridere fa bene alla salute, fa bene al nostro animo e ci rilassa. Un bel sorriso, riso, sorriso, smile, amo un candy camera, eccetera. Allora, però, c'è sorrisi e sorrisi. C'è il sorriso sincero, che dura più a lungo, più aperto, e poi c'è il sorriso serrato. Per esempio, quando si saluta una persona, per esempio, buonasera signore, buonasera signora. E allora c'ha il sorriso, diciamo, a denti stretti e quello è un sorriso di convenienza. Non è falso, però è di convenienza, cioè non è un sorriso sincero, cioè di affetto, c'è cioè, differenza, è un sorriso di educazione.
Una cosa importante, andiamo a vedere il nostro naso. Allora, il naso, per esempio, allora, quando le persone a volte si toccano il naso tutto un continuo, fanno così, si dice, non l'ho inventato io, si dice che la persona vuole dirti una bugia e ti mente, io non lo so. E poi dicono anche se ti pizzicano le orecchie e te le gratti, anche quello vuol dire che stai dicendo una bugia e stai mentendo. Boh, non lo so, lo dice la cinesica, non lo dico io, Io non lo so se è vero. Allora, la testa, ecco, la testa sì, questo lo sapevo, questo c'è appurato. Allora, la testa a seconda come la metti, a seconda di come ti porgi verso l'altra persona e di come ti senti. Per esempio, c'è il famoso stare a testa alta, che come si dice, quando uno sta con la testa alta e ti guarda dall'alto in basso, si dice tipo la marchesa per il pipì per il pippà, la duchessa per il pipì per il pippà. Ecco, cosa vuol dire? È un gesto sprezzante quasi, di superiorità, come infatti facevano le duchesse, le contesse, così, no? Mentre invece la testa, in genere anche davanti a una telecamera, a una videocamera, deve stare così, così, allineata bene. Io vi devo guardare, no? Devo guardare la telecamera, proprio centrata, e la testa la devo mettere normale, così la postura devo essere, magari io sono un po' troppo rigida, devo essere, perché sai, con voi bisogna essere rigidi perché non è che sono del tutto a mio agio, e ecco, perché siccome ricevo tante critiche, e non è, devo dire la verità, dovrei essere un pochino più disinvolta. Perché non sono un po' sul chi va laio, non so se l'avete notato, E invece, per essere tranquilli nella videocamera, bisognerebbe che fossi un pochino più sciolta e la postura quindi dovrei averla un po' meno rigida in effetti. Allora, infatti la postura è importante, la testa. Quando la testa infatti è chinata, è segno al contrario di inferiorità, quando uno si sente inferiore, il servo al padrone, eccetera. Allora abbiamo la testa leggermente reclinata, curva, no? Pensiamo anche all'inchino, che uno si inchina, no? Per salutare, la testa si abbassa, no? Pensiamo ai giapponesi, arigato, arigato, che si chinano. Chinano la testa, no? In segno di saluto, di servilismo, diciamo, no? Così. E poi pensiamo anche, l'avete mai visto i bambini, no? Quando appoggiano la testa a papà, la bambina, oppure il bambino appoggia la testa alla mamma, no? Per esempio, spesso quando io vado in chiesa e vedo una famiglia unita, papà, mamma, per dire sorellina e fratellino, no? Delle volte vedo dei bambini sulla panca in chiesa che un po' gli viene un po' a noia, no? I bambini piccoli, no? Quando, insomma, magari c'è l'omelia del sacerdote, no? E allora magari cominciano, sono un po' stanchi, allora appoggiano la testina sulla spalla, per esempio la femmina in genere, appoggia la testina sulla spalla di papà. È bellino, no? Vedere questa bambina che si appoggia al padre alla messa, no? E questo è un gesto, per esempio, di affetto, quello di appoggiare la testina a papà oppure a mamma. E pensate un po' ai movimenti del capo, sono uno dei primi movimenti che fanno i neonati. Per esempio, verso i 6-7 mesi ci sono dei neonati che quando non vogliono più la pappa, allora ti fanno con la manina perché ancora non sanno parlare a 6 mesi, al massimo possono dire mamma. E allora, quando non vogliono più la pappa, fanno così, pappa, pappa. O dicono già no, ma in genere a 1 anno fanno no, 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 a 8-9 mesi.
Ma prima che non sanno dire no, allora fanno così, come per dire io la pappa non la voglio più. Oppure, ecco, e in genere i neonati imparano più a dire no che a dire sì, cioè con la testina, il movimento del capo. Imparano prima il movimento del capo di dire no, di scuotere il capo, e poi imparano il sì, chi, no, dicano. E infatti anche nel linguaggio prima dicano no in genere, chissà perché, la prima ossa impara, pappa, mamma, e no. No, prima dicano no e poi dopo imparano in genere a dire sì. In genere, poi vabbè, i bambini non è che devono seguire un manuale, se no poi le mamme diventano sceme perché se il bambino non fa come dice il libro, poi si va nei matti e noi mamme stiamo un pensiero, invece ogni bambino segue il suo corso. Sì, ci può essere un libro che ti dice a 6 mesi fanno così, a 7, però non c'è una regola precisa per un neonato, come non c'è una regola precisa per nessun essere umano, no? Allora, fumare, ecco, a proposito di regole, fumare le sigarette. Che e sarebbe sempre meglio che non le fumaste. Perché? Allora, delle volte le sigarette ti creano non solo una dipendenza fisica, cioè voglia di nicotina, ma anche psicologica. Infatti, dicono, chi studia appunto la cinesica, dicono che chi fuma tante sigarette una dopo l'altra vuol dire che in genere hai un turbamento interiore e fumi la sigaretta per sentirti più importante, più sicuro di te stesso. Quindi in genere non è tanta voglia di nicotina, ma voglia di sicurezza. Io, secondo me, chi fuma tante sigarette, secondo me alcuni sono molto nervosi, nervosissimi, e secondo me hanno bisogno di scaricare le proprie tensioni. Poi vabbè, anche quello dipenderà da persona a persona. Per esempio, ci sono anche dei gesti, per esempio, di imitazione, dicano. Per esempio, quando uno sbadiglia, quando tu vedi sbadigliare, allora ti viene di sbadigliare anche a te. Ti viene, no? Che tu vedi sbadigliare tutto un continuo e ti viene di sbadigliare anche a te. Oppure quando uno comincia a ridere, 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 e allora ti viene da ridere anche a te. E questi sono i gesti di imitazione. Poi, allora, guardiamo, allora, la cinesica è importante, addirittura anche in polizia, sì, ragazzi, perché cosa hanno imparato i poliziotti? Siccome noi siamo molto possessivi riguardo ai nostri oggetti, guai a chi ci tocca le nostre cose, per esempio, non so, la carta d'identità, delle volte non la vogliamo fare, insomma, sono cose nostre. Quindi, allora, cosa fa la polizia? Gli piace usare un metodo, dice io ti tocco i tuoi oggetti. E cosa, per esempio, ti chiede la carta d'identità, è una cosa molto personale che a volte la diamo poco volentieri, no? E la polizia lo fa apposta. Oppure, per esempio, quando ti fa aprire il bagagliaio della tua auto per vedere che cos'hai, no? Ma no, perché uno deve nascondere per forza la droga, spero di no. Però, insomma, scoccia un po', no? Quando ti fermano la polizia e ti controlla, magari anche la polizia stradale, magari ti controlla il bagagliaio. E quindi ti puoi infastidire. E questo è un metodo che usano appunto per fare veramente infastidire e intimorire le persone, lo fanno apposta. E anche questo è tutto il linguaggio del nostro corpo. Gli oggetti che fanno parte di noi stessi, no? È come un prolungamento di noi stessi. Quanti oggetti abbiamo che vogliamo sempre
tenerceli per noi e siamo egoisti e non vogliamo e nessuno ce li tocchi, no? Degli oggetti magari importanti che magari abbiamo fa poi a volte ci fa effetto, no? Magari ci tocchino, per esempio, i cellulari, mettiamo la polizia, ti prende pure il cellulare e ci sta, perché se no deve indagare su dei misfatti che avete fatto, vi controllano anche il cellulare. Di sicuro. E il computer. Una cosa. Per esempio, ritornando allora alla Sanni, per esempio io avevo da ragazza dei gesti un po' strani. Avevo, per esempio, avevo il vizio, io quando leggevo, cioè, ma ce l'ho anche ora, però mi è cominciato da ragazza. Oddio, da bambina, anche 9-10 anni. Allora io quando leggo, mi viene di girare le pagine così. Cioè, ma mentre leggo, così le rigiro, le giro, le giro, le giro, che poi sciupo tutto il libro. Cioè, ma cioè, lo faccio spesso, non lo so che cosa significherà. Forse un po' di tensione, non lo so, però mi viene di fare. Ma fin da quando ero bimbetta, ragazza, tutte le volte devo leggere un libro, studiare, io devo far così, oppure faccio così, Ecco, comincio a grattare con le mani le pagine. Ecco, questo è un gesto strano. Poi un'altra cosa di strano che fa la Sanni. Ecco, per esempio, a me, io quando parlo con una persona, no, faccia a faccia, a me mi turba un po' che una persona mi guardi negli occhi. Cioè, anche io la devo guardare negli occhi perché appunto o è maleducazione oppure se tu volgi lo sguardo altrove sembrerebbe tu volessi nascondere qualcosa, insomma, poi è maleducazione, no? Quindi in genere io cerco di guardare negli occhi la persona e la persona guarda negli occhi me, però a me a volte un po' mi turba questa cosa. Lo so, perché poi comincio a pensare. Ma chissà come la mi vede questa persona, chissà che la dice di me, se sono truccata bene, se sono tutta a posto, chissà. Cioè, mentre la mi parla, comincio a pensare a tutte queste cose a volte, no? E poi a volte non ascolto nemmeno che la mi dice, no? Perché ho questo vizio che ascolto, vabbè, no. Si fa per dire, insomma, un po' i vizi che c'ha la Sanni. Perché appunto mi scoccio un po' a me che mi guardino negli occhi fisso. E poi una cosa strana, se dicono che se una persona che ti guarda poi non regge il tuo sguardo e volta lo sguardo da un'altra parte, perché succede anche all'altra persona, no? Che cosa significa? Ci significa o che mente. E allora che il mio dentista tutte le volte che mi guarda, cioè che io lo guardo, no? Che bisogna chiacchierare, no? Spiegare dei denti, il problema dei denti, eccetera, rivolta sempre lo sguardo da un'altra parte. Boh, cosa significherà? Non lo so. Si vede non regge al mio sguardo, non lo so. E tutte cose strane. E poi, per esempio, a proposito di Putantur, no? Io, siccome ho delle puttane sotto casa, perché io sto in un viale, no? Grande, e quindi circolano verso le 10 di sera le puttane. Allora, anche quello, secondo me, è cinesica, quello di studiare un po' il linguaggio del corpo, per esempio, delle puttane. E io l'ho analizzato, mi sono divertita un po' a guardarle, no? Siccome ce l'ho sotto casa. No, per esempio, mi sono accorta appunto che la puttana, a parte ora c'hanno tutti i cellulari, sono sempre a chiacchierare un po' come tutti, e le puttane si sono rimodernizzate. E poi però dei gesti che hanno sempre fatto è quello di andare avanti e dietro, no? Con i tacchetti, cia cia cia, cia cia cia, in continuazione, no? Io so come fanno a tutte le ore, vanno avanti e indietro così, no? Con appunto con i tacchetti. E
poi mi sono accorto una cosa, per esempio, loro vanno avanti e dietro e guardano le macchine, insomma, per vedere se c'è il pollo e ci casca per andare con loro, no? Per avere rapporti. Per esempio, se passa un uomo a piedi, mi sono accorta che quest'uomo fa sempre finta di nulla. Allora si vede l'omino, no? Che passa davanti. E la prima è lei che la lo guarda e lui fa finta di nulla. Poi però che succede? Lui si rigira, no? Quasi sempre, perché è curioso. Allora si rigira, allora lei la fa il gesto di andargli incontro e senza dire nulla. Pensate un po' a tutti i gesti, no? La gli va incontro, no? La cammina un pochino verso di lui, come per dire... E lui nulla, e in genere via, scappano questi omini, eccetera. E ecco, in genere appunto le puttane si fanno così, insomma. Niente, mi sembra di aver già finita. Ah, un'altra cosa importante della cinesica è appunto, serve anche, come vi ho detto, come stare su in un video, che si deve stare con la postura giusta, guardarvi sempre negli occhi davanti. Ora vi sto guardando, sì. Vi devo guardare insomma la telecamera. Non che uno deve voltarsi a destra o a sinistra. La postura uno non è che può fare sempre così, si deve stare appunto qui davanti, e poi anche le gambe per esempio sono importanti, eh? Ecco cosa mi sono scordata, per esempio se abbiamo per esempio le gambe vediamo se per esempio se abbiamo le gambe accavallate, so se mi vedete oggi sono tutta dark, se una accavalla le gambe, boh, non lo so se mi vedete, vuol dire che una ha paura. Uno che ha in genere uno vuole accavallare le gambe, si vuole un po' restringere, diciamo, no? E per esempio anche quando faccia le braccia conserte, così è indice di chiusura, un po' di paura, di timore verso gli altri, mentre invece al contrario, se uno tiene le gambe divaricate, gli uomini in genere, vuol dire predominio, no? Ecco. Quindi anche le gambe sono importanti, tutto è importante. Va bene, mi sembra di aver detto tutto. Ciao dalla vostra mascherina Sunny Flower. E non sono comunque per nulla contenta, ho ricevuto tantissime offese da tutte le parti e veramente una vergogna di YouTube. Speriamo che voi la smettete, io passo veramente oltre, perché questa, cioè, non vi calcolo neanche più, perché quando uno vi dice per favore e niente, e uno non capisce, si passa oltre. E io devo insegnare bene nel mio canale, io d'altronde mai fatto nomi e cognomi, mai offeso gravemente le persone, mai messo in pericolo le persone, chi lo dice deve avere dei problemi, perché io mai fatto nulla del genere e mai lo farò. Non denuncio nessuno, perché io sono, ve l'ho detto miliardi di volte, sono contro le denunce. Spero che la smettiate di offendere in quella maniera, veramente è la cosa più brutta e deleteria che ci sia. È una vergogna e io non veramente non ho parole, ecco, di tutte le offese. E siccome mi è stato fatto delle offese anche riguardo al mio fisico, agli occhi e tutto, non lo so se io mi leverò la maschera. Finché non la smetterete di offendere, vedrete la Sunny o mascherata o anche di più di oggi. Ecco, ciao, ciao. E riflettete. Ciao ciao dalla mascherina Sunny.